Benvenuto in un nuovo Cosa mangio in un giorno? Se il tuo cruccio è il cioccolato, ma sei a dieta, non disperare. Oggi ti propongo una simil Sacher Light senza uova, burro e olio, ma morbidissima e buonissima. Inizia con il versare 250 g di farina in una ciotola. Se sei intollerante al glutine, puoi tranquillamente sostituirla con uguale quantità di farina di riso. Poi una bustina di lievito per dolci, 50 g di zucchero di canna e mescola. Dopodiché inserisci gli ingredienti liquidi della ricetta, che sono 300 ml di latte con l'aggiunta di 100 g di cioccolato fondente di buona qualità. Anche qui puoi scegliere un latte vegetale se sei intollerante al lattosio. E l'impasto è praticamente finito. Come hai visto, è a prova di imbranati. E tutti possono prepararlo. Versalo in una tortiera del diametro di 20 cm e cuoci nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Infine, dividi la torta a metà. Farciscila con marmellata di albicocche, io l'avevo di fragole, e decorala con cioccolato fuso, nello specifico 100 g di cioccolato fondente e 100 ml di latte. Io è già la seconda volta che la preparo ed è pura lipidine per il palato. Si scioglie in bocca ed è perfetta da accompagnare ad una buona tazza di latte. Per pranzo una pasta super proteica, poiché è fatta con i fagioli e le zucchine. Si inizia come sempre da un filo d'olio, cipolla tritata finemente e zucchine tagliate a cubetti. Si insaporisce con peperoncino e si lascia cuocere per qualche minuto. In seguito si aggiungono anche i fagioli, quelli che ho usato io sono precotti, e per dare colore ho inserito anche qualche cucchiaio di sugo. Ho mescolato ed ho ultimato la cottura fino a che le verdure sono risultate morbide. Ho frullato parte del condimento, ho cotto la pasta prelevando un po' di acqua di cottura ed ho mantecato il tutto. Infine, per cena ho optato per delle sfiziose polpette di melanzane e formaggio spalmabile. Ho cotto le melanzane con un filo d'olio e le spezie, poi le ho inserite in una ciotola, schiacciandole leggermente con la forchetta. Ho aggiunto basilico, formaggio spalmabile sostituibile con stracchino o robiola, parmigiano grattugiato, pan carré ammollato nell'acqua e strizzato. Ho mescolato, ho dato forma alle mie polpette impanandole poi nel pan grattato. Le ho disposte su una teglia rivestita di carta forno. E le ho irrorate d'olio, cuocendole nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Mi auguro che anche questa volta il video ti sia piaciuto. Ti ricordo che trovi la playlist dedicata a cosa mangio in un giorno. E sul canale trovi anche un'altra versione della Sacher Torte. Un bacione, a presto!